I commercialisti hanno tutte le competenze per aiutare il decisore politico, affiancarlo nella definizione di norme spesso molto tecniche e nel processo di semplificazione della burocrazia dove possibile. Così la Premier Giorgia Meloni agli Stati Generali dei commercialisti. Ha aggiunto in un videomessaggio: il governo ha voluto coinvolgere voi commercialisti nel lavoro di scrittura della delega fiscale. Una riforma che l'Italia aspettava da 50 anni e che consideriamo fondamentale per rilanciare la crescita e creare un rapporto completamente nuovo tra lo Stato e il contribuente. Un rapporto di fiducia, semplificando gli adempimenti e assicurando maggiori garanzie contro un fisco che troppo spesso è sembrato vessatorio. C'è tanto lavoro da fare, ma sono certa che potremmo contare sul vostro prezioso contributo. Cambia di nuovo nome e si chiamerà Supporto per la formazione e il lavoro, la nuova misura a sostegno delle persone occupabili in situazione di povertà. Il Supporto per la formazione e il lavoro partirà il 1 settembre e prevede un'indennità di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi, solo per chi parteciperà ai programmi di formazione e progetti utili alla collettività. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS. La misura è personale e quindi è possibile che nella stessa famiglia ci siano più percettori del supporto per la formazione e il lavoro. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro sarà possibile la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro. Tra le misure rientra il servizio civile universale. Il supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell'ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui. La Serbia è sotto shock per la strage in una scuola primaria di Belgrado, dove un allievo non ancora 14enne ha aperto il fuoco con la pistola del padre, uccidendo sul colpo 8 giovanissimi alunni, suoi coetanei e una guardia giurata, e ferendo altri 6 ragazzi e un insegnante. Era stato lui stesso, dopo la strage, a chiamare la polizia, già allertata qualche minuto prima dal personale della scuola, informandola di aver sparato a numerose persone. Il ragazzo non ha fatto alcun cenno ai motivi del suo gesto. Dalle prime indagini è emerso che aveva pianificato la strage da almeno un mese. Era in possesso di una piantina della scuola e di un elenco di allievi da uccidere. Alcuni media hanno riferito che fosse da tempo bersaglio di maltrattamenti ed episodi di bullismo, altri che al momento della strage fosse sotto l'effetto di stupefacenti. Non avendo compiuto ancora 14 anni, il giovane pluriomicida, in base alla legge serba, non è penalmente perseguibile. Il giovane, proveniente da una famiglia benestante, era sempre stato ritenuto un ragazzo diligente, educato e ambizioso, appassionato di astrofisica e sport. È stato arrestato il padre del ragazzo, 48enne medico radiologo, proprietario della pistola con la quale il figlio ha fatto fuoco. L'uomo avrebbe raccontato di aver tenuto le armi chiuse in una cassaforte con un codice segreto. Anche la madre del ragazzo, un'avvocatessa, è stata fermata. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha annunciato che il pluriomicida verrà trasferito in un dipartimento speciale di una clinica psichiatrica. Il governo di Belgrado ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale dal 5 al 7 maggio. La polizia canadese ha arrestato e incriminato un uomo di Toronto considerato colui che ha venduto oltre 1.000 kit per il suicidio in circa 40 paesi, tra cui l'Italia. Kenneth Law, 57 anni, sedicente chef, è accusato di consulenza ed aiuto al suicidio. Tra le persone morte dopo aver indossato una maschera facciale a base di nitrito di sodio contenuta nel kit c'è un'insegnante di 63 anni della provincia di Trento trovata morta nel suo appartamento. Le indagini sono cominciate dopo la morte improvvisa di una persona a Toronto che aveva ingerito una sostanza letale. Il primo suicidio con il kit venduto online da alcuni siti riconducibili a Law risalirebbe a 2 anni fa, quando uno studente di filosofia di 22 anni venne trovato senza vita nella stanza di un hotel di Londra. Vicino al corpo vi era un pacchetto di nitrito di sodio. L'obiettivo fondamentale è la salvaguardia e la tutela del territorio e dell'immagine del borgo, meta rinomata a livello internazionale. È scritto sull'ordinanza che il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ha firmato e con la quale introduce disposizioni in materia di decoro urbano. Dunque niente passeggiate in costume da bagno, a torso nudo o scalzi, niente bivacchi con vettovaglie a occupare panchine, scale, portici o comunque le aree pubbliche e niente pennichelle sulle panchine. La polizia locale potrà quindi sanzionare i trasgressori da 25 a 500 euro per chi non si adegua. Si celebra dal 2013 il World Password Day, giornata delle password, per l'iniziativa di Intel ogni primo giovedì di maggio e mira ad aumentare la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Una password standard di 8 caratteri può essere decifrata in pochi secondi. Inserendo una lettera maiuscola saranno necessari circa 22 minuti di lavoro extra per i cybercriminali di decifrare la password. L'aggiunta invece di un carattere speciale combinato con una lettera maiuscola richiede invece un'ora scarsa di lavoro. Sono indicazioni che arrivano dal sito
cybersecurity.org. E anche l'eccessiva semplicità che continua a rendere facile la vita ai criminali informatici, soprattutto quando la stessa chiave di accesso viene utilizzata per accedere a più servizi e app. Secondo più recenti report, anche nel 2022 la password più gettonata è stata proprio la parola stessa password, mentre in Italia la tendenza è ancora quella di usare la sequenza di numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Rileviamo che i criminali informatici utilizzano tecniche molto comuni e poco complesse per violare account e impossessarsi di dati e identità digitali. Questo significa che dall'altra parte ancora non abbiamo imparato a difenderci, afferma Alessio Pennasilico del Comitato Scientifico Clusit, e aggiunge: alla luce delle tecnologie oggi disponibili è doveroso abbandonare numeri, lettere e caratteri speciali difficili da ricordare, a favore di un'autenticazione sicura che può comprendere l'autenticazione multifattore tramite app o l'autenticazione biometrica. Quindi risulterà per il cybercriminale più difficile replicare l'impronta digitale o la scansione di riconoscimento facciale.